In quel foglio avete una parola che è piano B. Voglio che scriviate tra le parentesi qual è il vostro piano B. Ok? Non funzionerà infatti mai per te quello che ti andrò a spiegare se hai un piano B. Se hai un piano B. Anche se tu pensi di non avere un piano B adesso, tu hai un piano B. Scrivete il piano B, scrivete il piano B. Scrivete, scrivete quello che vi viene in mente. Piano B, cosa succede se domani perdi il lavoro? Qual è il piano B? Cosa succede domani se crolla l'economia? Qual è il tuo piano B? Qual è il tuo piano B? State scrivendo? Scrivete, 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 scrivete. Voglio che vi alzate in piedi. Iniziate a leggere il piano B. Ad alta voce, delirio totale. Leggete il piano B. Senza problemi, a voi stessi. Leggete il piano B. Il mio piano B è, e leggetelo. Casino totale. Vai, adesso. Ok, adesso strappatelo in mille pezzi. Mille pezzi, buttatelo per terra. Voglio che lo buttate sotto la vostra sedia. Perché ve l'ho fatto buttare sotto la vostra sedia? Perché voglio che lo vedete tutto l'evento. Vi vieto di pulire il piano B da voi, cioè, così capite che l'avete strappato. Perché quel logo non è fatto a caso. Ricordo ancora con Davide Fox quando eravamo nel 2018 a scegliere il logo. Gli ho detto metti una A fra due parentesi. Solo nel 2019 ho scoperto che la A era il piano A fra due parentesi.